In questo video vi parleremo del rover Opportunity e lo accompagneremo nel suo lungo viaggio durato 15 anni. Vedremo anche ciò che è stato ottenuto durante questa missione e osserveremo gli incredibili e affascinanti paesaggi di Marte. Il rover Opportunity è stato lanciato su Marte nel luglio 2003 con l'aiuto del vettore Delta 2. E 17 mesi dopo, nel gennaio 2004, la stazione con il rover è entrata nell'atmosfera marziana. Per rallentare la caduta è stato prima utilizzato un paracadute, poi, poco prima dell'impatto, sono stati attivati tre motori a razzo, in modo da fermare completamente la caduta e staccare delicatamente il rover a sei ruote dal vettore. A proposito, le tracce dei missili sono visibili in questa immagine satellitare. La massa del dispositivo è di 185 kg su Marte, che corrispondono a circa 70 kg sulla Terra. Dopo essersi staccato, il rover ha prima colpito la superficie e poi, come una palla, è rimbalzato in un grande cratere, che in seguito è stato chiamato Eagle. L'atterraggio ha avuto successo, ma non è andato proprio come previsto. Pertanto, gli scienziati del team della NASA che hanno pilotato il rover sono rimasti così felici di questo evento che lo hanno chiamato, per analogia con il golf, buca al primo colpo. Prima che ciò avvenisse, i piani della NASA non includevano lo studio di questo piccolo cratere dal diametro di 22 metri e il luogo in cui il rover doveva atterrare era a circa 25 metri da qui. Dopo che i palloncini protettivi sono stati abbassati e il nostro eroe è riuscito a uscire dal suo nascondiglio, la prima cosa che ha fatto dopo aver aperto i suoi pannelli solari è stata guardarsi intorno con una telecamera panoramica. Gli scienziati sono rimasti incuriositi dall'abbondanza di affioramenti di rocce sparsi intorno al cratere, nonché dal suo stesso terreno, che sembrava una miscela di granuli grigio-rossastri. L'immagine panoramica mostra l'affioramento delle rocce, formatosi, come credono gli scienziati, non senza l'aiuto di acqua. Gli affioramenti montuosi erano alti fino a 10 cm e si pensa siano depositi di cenere vulcanica o depositi creati dall'acqua o dal vento. Gli strati sono molto sottili, raggiungendo solo pochi millimetri di spessore. La missione principale di Opportunity era trovare e descrivere varie rocce e terreni che sarebbero stati la prova dell'attività idrica passata del pianeta e valutare le condizioni che potevano essere benefiche per l'origine della vita su Marte. Nelle settimane successive, il rover ha esaminato attentamente le sporgenze rocciose. Sulla base dei dati ottenuti, è stato determinato che tali rocce in passato erano state esposte al passaggio di liquidi. Per ulteriori studi è stato selezionato un affioramento di rocce i cui strati superiore e inferiore erano differenti, per via della differente esposizione al vento. E il giorno 30, o Sol 30 come gli scienziati chiamano un giorno su Marte, il rover è arrivato fino al bordo di questo deposito roccioso e ha utilizzato il suo strumento abrasivo per la perforazione della roccia. In seguito ha scattato una foto di quest'area e ha trovato piccoli spazi vuoti allungati noti ai geologi nelle rocce sedimentarie, parzialmente piene di minerali cristallini. Anche in questa pietra sono stati rilevati ioni idrossidi mediante uno spettrometro, il che indica la presenza di acqua durante la formazione della roccia. In seguito, il team della NASA ha voluto analizzare il suolo, decidendo di scavare una trincea nella sabbia usando una delle ruote del rover. Dopo 20 minuti di scavo con una delle sei ruote, è venuta fuori una trincea lunga circa 50 cm e profonda 10. Naturalmente chiamare questo risultato trincea è eccessivo, ma è stata la prima nella storia dell'esplorazione di Marte e secondo gli scienziati è risultata più profonda del previsto. Sotto la superficie sono stati trovati i cosiddetti mirtilli, ciottoli rotondi lucidi che si sono rivelati essere ematite, un minerale contenente ferro che si forma sulla Terra in ambiente acquatico. Inoltre sono state trovate particelle di sabbia così piccole che la risoluzione della fotocamera macro non era sufficiente per distinguerle. Il rover ha trascorso un altro paio di settimane marziane nel cratere Eagle. Dopodiché si è spostato a una velocità media di circa 60 cm al minuto. Gli esploratori di Marte, in linea di principio, non sono molto veloci, per via della limitata energia che li alimenta. I pannelli solari alimentano due batterie Li-ion di soli 8 ampere l'ora ciascuna. Inoltre le batterie e gli altri componenti non sono in grado di sopravvivere alle fredde notti marziane,
quindi si trovano in blocco termico. L'isolamento termico è uno strato di aerogel, un materiale unico, con una conducibilità termica e una densità estremamente basse. In un ambiente aereo a condizioni normali, la densità di un tale microreticolo metallico è di circa 2 kg al metro cubo, a spese dell'aria all'interno del reticolo. La densità dell'aerogel è solo una volta e mezza maggiore rispetto a quella dell'aria, motivo per cui è stato chiamato fumo solido. Le temperature notturne possono scendere fino a meno 105 gradi Celsius. Quella delle batterie deve essere superiore a meno 20 gradi quando alimentano i sistemi del rover e superiori a zero durante la ricarica. Quindi una parte significativa dell'elettricità serve per il riscaldamento. L'obiettivo successivo era il cratere Endurance, che era l'oggetto di studio originale. È un cratere abbastanza grande, con un diametro di circa 200 metri. Ma prima di avvicinarvisi, il rover ha superato un piccolo cratere, che è stato soprannominato Frame Over. Il diametro di questo cratere è di circa 8 metri, ma la NASA ha deciso di non esplorarlo. Il rover ha solo scattato qualche foto e poi ha proseguito. Il giorno marziano 84, il rover si è fermato sul bordo del cratere Endurance e ha guardato in basso. Il team sapeva già che il cratere aveva molti strati rocciosi aperti, ma prima di scendere a esplorarli, volevano guardarli dall'alto. In seguito, il rover ha iniziato a muoversi lungo il cratere, cercando un buon punto da cui scendere. Il problema non era tanto la discesa, ma il poter tornare facilmente indietro. Purtroppo non ha trovato un punto adatto al 100%, così la NASA ha deciso di far scendere comunque il rover. A tale scopo sono stati scelti due punti, e il 131esimo giorno il rover ha iniziato la lenta discesa. Dopo essere arrivato a metà, ha fatto retromarcia e ha cercato di tornare indietro. Dopo esserci riuscito, è stata presa la decisione finale di scendere. Per i successivi 180 giorni, il rover è rimasto in questo cratere, esplorando molti affioramenti rocciosi esposti. Al centro dei crateri si è deciso di non farlo salire sulle dune per non rischiare di farlo incastrare. Lungo la strada, il rover si è imbattuto in una roccia soprannominata Wapmey, che ha fornito prove evidenti che le rocce vicino al fondo del cratere erano esposte all'acqua prima e dopo la formazione del cratere stesso. Purtroppo, a causa del fondo molto friabile e della pendenza piuttosto ripida, il rover non ha potuto utilizzare i suoi strumenti abrasivi per studiare la struttura interna di questa roccia. Da questo luogo sono state fotografate anche le nuvole nel cielo di Marte. Il Sol 315, il rover ha scattato altre foto panoramiche e poi ha lasciato il cratere Endurance. La tappa successiva del rover è stato il luogo dove era caduto lo scudo termico che lo proteggeva quando è entrato nell'atmosfera marziana. Il rover si è fermato qui per esaminare i suoi detriti e si è imbattuto in una roccia insolita, che all'esame si è rivelata essere un meteorite. Il team della NASA lo ha chiamato Heat Shield Rock. È il primo meteorite trovato ed esplorato su un altro pianeta. Per la trasmissione dati, il rover usava il satellite orbitale Mars Odyssey, che ruota costantemente attorno al pianeta rosso. Per soli 16 minuti si trova nella zona di comunicazione con il rover, dopodiché scompare all'orizzonte. L'obiettivo successivo era il grande e poco profondo cratere Erebus, parzialmente coperto di sabbia. Da fine aprile a giugno 2005, Opportunity non si è mosso, poiché è rimasto bloccato con più ruote in una duna. Per estrarlo con il minimo rischio, in 6 settimane è stata eseguita la modellazione del terreno e dopo i test con il gemello Opportunity sulla Terra è stata creata una strategia per salvare il rover. La missione di salvataggio ha avuto successo. Il viaggio ha proseguito e Opportunity ha stabilito il record con una distanza percorsa di oltre 220 metri in un giorno. In genere i pannelli solari sui rover generano circa 700 watt-ora di elettricità. Durante una tempesta il rendimento è chiaramente inferiore. A causa della mancanza di alimentazione, il rover inizia a perdere la carica della batteria, il che può portare a dei guasti a causa dell'ipotermia. Durante l'inverno marziano, che dura il doppio di quello terrestre, il dispositivo è completamente messo in modalità deep sleep. Non si muove per mesi, mantenendo attivo solo il blocco termico. Alla fine del settembre 2006, Opportunity ha raggiunto il cratere Victoria e ha iniziato a esplorarne il bordo in senso orario.
Nel settembre 2007 il rover è entrato nel cratere per iniziare le ricerche. Nell'agosto 2008 Opportunity ha lasciato il cratere Victoria, dirigendosi verso il gigantesco cratere Endeavour di 22 km, che è stato oggetto di studi dettagliati negli anni successivi. Il rover si è recato a Cape York, sul bordo occidentale del cratere, dove il satellite orbitale Mars Reconnaissance ha rilevato la presenza di silicati stratificati che si sono formati nel primo ambiente umido e acido di Marte. Opportunity ha quindi iniziato a studiare le rocce con i suoi strumenti per confermare queste osservazioni. In seguito ha analizzato una struttura chiamata Homestake ed è giunto alla conclusione che era fatta di gesso. Utilizzando i tre strumenti del rover, la microcamera, lo spettrometro di particelle alfa e i filtri della telecamera panoramica, è stato determinato che questi depositi includevano solfato di calcio idratato, un minerale che si forma solo in presenza di acqua, che un tempo evidentemente scorreva attraverso le fessure di questa roccia. Nel maggio 2013 il rover è stato inviato a sud verso la collina Solander, che ha successivamente scalato. Nel 2016 il rover ha continuato a muoversi lungo il bordo del cratere Endeavour, superando i 10-20 metri al giorno, alla ricerca di una fuoriuscita di minerali argillosi. Il 17 marzo il rover aveva un nuovo obiettivo: indagare sull'origine di un'antica valle sul pendio del cratere Endeavour, chiamata Marathon Valley. Diverse sono le ipotesi: fiume, fango, erosione e così via. All'inizio del 18 giugno, il malconcio Opportunity stava ancora operando nell'ambiente ostile di Marte e stava svolgendo ulteriori ricerche, ma è stato coperto da una grande tempesta di polvere planetaria e per diverse settimane non ha ricevuto energia sufficiente dai pannelli solari per mantenere la comunicazione con la Terra. L'ultima comunicazione di successo è avvenuta il 10 giugno 2018. La NASA ha dichiarato che non si aspettavano un ripristino della comunicazione fino a quando la tempesta di polvere globale non si sarebbe placata. Tuttavia, in seguito alla tempesta, il rover non è stato più rintracciato. È stato presto dichiarato perduto e la missione completata. Va notato che già all'inizio del 2018 Opportunity aveva già superato di 55 volte la sua vita operativa pianificata di 90 giorni marziani e percorso ben 45 km sulla superficie del pianeta. Opportunity ha fornito prove convincenti a sostegno dell'obiettivo principale della sua missione: raccogliere e studiare dati che possano confermare la presenza di acqua su Marte, quantomeno in passato. I risultati vanno chiaramente in questa direzione. Il lavoro avviato da Opportunity continua e gli scienziati non smettono affatto di cercare prove dell'esistenza della vita al di fuori del nostro pianeta. Con questo è tutto, amici. Lasciate un mi piace, scrivete un commento e iscrivetevi al canale. A presto!